Gli alunni della San Giovanni Bosco hanno partecipato al progetto Mostrischio, organizzato dall'INAIL e dalla Polizia Stradale per creare utenti della strada consapevoli e responsabili. I bambini, guidati dalle docenti attraverso lezioni sull'argomento, disegni, prove pratiche, hanno rielaborato il proprio concetto di sicurezza, sia perché un giorno saranno protagonisti sulla strada, sia perché diventino sin d'ora portatori di buone pratiche all'interno delle proprie famiglie. Il messaggio che vogliamo lasciare a questi ragazzi è che la sicurezza comincia in aula, comincia da una corretta educazione stradale, che è uno dei pilastri fondamentali per assicurare la sicurezza sulle strade. Ogni anno in Italia purtroppo muoiono circa 4.000 persone per incidenti stradali ed gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per gli under 25. Pertanto è fondamentale che accanto all'aspetto del controllo e della repressione, sul quale chiaramente noi della Polizia Stradale siamo in prima linea, si affianchi anche una corretta educazione che comincia già appunto nelle aule, già da quelle delle scuole primarie. L'INAIL ha partecipato al progetto Mostrischio con convinzione affinché migliori sin dall'età scolare il comportamento non solo su strada ma anche in ogni ambito dell'attività quotidiana in cui è presente un potenziale pericolo. Ma spero che siano portatori di sicurezza in ogni contesto e che la applichino anche direttamente e sicuramente diventeranno dei testimonial all'interno delle famiglie. Li ho sollecitati questa mattina a fare questo, a far riflettere anche i genitori sui pericoli che incontrano nel loro ambiente di lavoro e ricordandogli che l'INAIL ha questo compito di prevenzione sia nel mondo lavorativo ma sia anche all'interno delle scuole. Facciamo progetti da più anni con le scuole elementari ma anche con le scuole superiori e in Molise devo dire la risposta degli istituti scolastici è veramente positiva. Straordinaria la risposta degli alunni rispetto agli insegnamenti impartiti in materia di sicurezza non solo stradale. Al termine del progetto tutti gli scolari hanno ricevuto una pergamena ed una t-shirt col logo della Polizia Stradale dell'INAIL. I bambini hanno interiorizzato queste regole, però le hanno volute condividere e quindi il secondo momento del progetto ha visto la realizzazione di cartelli che abbiamo esposto nei vari ambienti della scuola, così da condividere ciò che loro hanno imparato con i compagni di scuola. E riguardo alle regole, le buone regole di comportamento per la casa, per la sicurezza a casa, i bambini hanno redatto un decalogo che ciascun bambino ha portato a casa e lo ha condiviso con la propria famiglia, così da tenere al sicuro anche i propri cari.